qualche anno fa sono stato ad Auschwitz, come probabilmente molti di voi, e ricordo il freddo di quei giorni e l'impressione che mi ha fatto il vedere come erano vestiti gli internati. Quindi oggi noi che abbiamo questi giacconi, questi capi tecnici, ci lamentiamo del freddo, pensiamo cosa hanno vissuto le persone internate nei campi in stagioni che erano ben più fredde di quelle che viviamo adesso. E questo pensiero ti fa arrivare a pensare a quanta violenza, quanto odio si sia raccolto in così tante persone contemporaneamente. Quindi è una riflessione che ti viene spontanea quando vedi che cosa è accaduto in quei luoghi, come in tanti altri luoghi purtroppo al mondo. E pensi sempre che a contrapporsi all'odio debba essere il coraggio, debba essere la solidarietà, debba essere un senso di comunità che ci avvicini e che non ci allontani. E ricordiamo sempre che il più grande odio parte da un piccolo gesto di violenza, da un piccolo, anche dalle più piccole cose. Quindi dobbiamo anche nel nostro vissuto contrastare ciò che è di negativo in noi per arrivare ai valori che veramente si devono avvicinare. Dopo tutto questo che noi abbiamo visto, cioè la deportazione, la Shoah, l'assassinio dei nostri fratelli nei campi di sterminio, noi dobbiamo essere come delle sentinelle. Quando vediamo che le cose si mettono male, e mi sembra che in questo periodo le cose non vadano molto bene, dobbiamo lanciare degli allarmi. Non è una responsabilità solo nostra, è una responsabilità di tutti, anche la vostra, di ognuno di voi. Quando si vede che il mondo prende una piega non giusta, oppure che limita la libertà di qualcuno, che vuole soffocare qualcuno, che vuole annientare qualcuno, dobbiamo alzare la mano e testimoniare questo. El malera chamin, shochenevam. Dio pieno di misericordia, che abiti nell'eccelso, giudice delle vedove e padre degli orfani, procura un giusto riposo al riparo della provvidenza insieme ai santi e ai puri, splendenti dello splendore del firmamento,
alle anime delle miriadi, delle migliaia di ebrei, uomini, donne e bambini che furono uccisi, scannati, strozzati, bruciati e sepolti vivi per la santificazione del nome divino. Tutti santi e puri, e fra di essi di straordinaria levatura e giusti, cedri del Libano e grandi nella Torah. Il Padre della Misericordia li ricoveri sotto le sue ali in eterno, affidi al mondo e della vita la loro anima, nel giardino dell'Eden sia il loro riposo. L'Eterno è la loro eredità. Si ricordi il loro sacrificio e valga per noi e per tutto Israele la loro giustizia. Terra, non coprire il loro sangue e non vi sia luogo al loro grido. Per loro merito tornino i dispersi di Israele al suo possesso ed i martiri per sempre rimangono nella memoria al cospetto di Dio. Riposino in pace e giacciano nei loro giacigli e alla fine dei tempi risorgano alla vita e diciamo Amen. Via che doshim le zikaron tamid neged Adonai yamdul goralam yavou shalom veyanuhu al mishkevotam veyakumu leketz hayamin lechayotam veromar Amen. Signore, Dio della mia salvezza, di giorno io grido e di notte innanzi a te. Giunga a te la mia preghiera, inclina al tuo orecchio la mia voce, poiché sazia di mali è l'anima mia, vicina alla tomba la mia vita. Sono contato con quelli che scendono nella fossa, sono ridotto come un uomo stremato di forze, abbandonato tra i morti, come i trafitti che giacciono nel sepolcro e che tu non ricordi e che la tua mano, dalla tua mano sono stati respinti. Tu mi hai gettato in una fossa profonda, nelle tenebre, negli abissi. Grave pesa su di me la tua ira. Tu mi opprimi con tutti i tuoi flutti. Hai allontanato da me i miei amici, mi hai reso abominevole agli occhi loro, sono rinchiuso, non posso uscire. I miei occhi si consumano per l'afflizione. Ogni giorno ti invoco, Signore, a te protendo le palme. Farai tu dei prodigi per i morti? O i defunti si leveranno a lodarti? Si parla forse della tua bontà nella tomba e della tua fedeltà nell'abisso? Il tuo prodigio sarà forse noto nelle tenebre e la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io a te grido, Signore, e la mia preghiera sale a te fin dal mattino. Perché, Signore, respingi l'anima mia? Perché mi nascondi il tuo volto? Io sono infelice e languisco fin dalla mia gioventù sotto i tuoi terrori, sono spossato. Su di me si sono abbattute le tue ire, i tuoi spaventi mi hanno annientato, mi circondano come acqua, da mattina a sera mi avvolgono tutti insieme. Tu hai allontanato da me l'amico e il compagno e i familiari miei sono le tenebre. Signore, Dio della mia salvezza, di giorno io grido e di notte dinanzi a te.